Ragazzi, sono sinceramente preoccupato per la mia sanità mentale perché oggi è lunedì e come ben sapete il lunedì di solito sono abbastanza aggressivi nel mio caso perché devo editare un sacco di video per il canale YouTube americano, per il mio canale, lavorare e quant'altro. In particolare questo lunedì abbiamo degli avvenimenti molto importanti. Primis alle 19 devo andare in agenzia immobiliare per firmare il preliminare, quindi dare la seconda caparra e pagare l'agenzia e ho già paura, ho già paura, non commento altro. Poi, subito dopo, devo andare a una riunione con l'azienda, quella che vi raccontavo, la startup per il quale io e una mia amica entreremmo nel direttivo, comunque come soci, perché dovrò creare contenuti a livello video, a livello fotografico e per questa azienda, appunto, e quindi questo è molto eccitante, però il lunedì voi capite anche, ok, fai questo, fai quell'altro, poi cosa ti manca? Cosa mi manca? Mi manca, ragazzi, che dovrò ancora iniziare a editare video per il canale YouTube americano. Cioè, come faccio? Dove trovo il tempo? Perché se vado alle 19 di là, alle 19, poi dopo le 19 cosa abbiamo? La riunione e io finirò magari, se va bene, alle 9 e mezza. Mangio al bar un panino, torno alle 10. E dov'è il tempo per editare? Dove sono le 2 ore? Sì, fino a mezzanotte. Ma non so, sono un po' dubbioso su cosa si potrà fare. Comunque, dopo il lavoro pensavo di scappare direttamente in palestra, così mi faccio almeno un'ora, almeno qualcosina, fino alle 6:30, tipo. Sì. Sarà un quarto alle 6, un quarto, no, un quarto alle 6, 6:30. Non so se ci riesco come tempi. E mi sto facendo delle patate, visto che sono il re delle patate, secondo insomma, i commenti che facevano i miei amici in Francia, perché le cucinavo sempre. Re delle patate e anche degli hamburger, quindi adesso quello sarà il pranzetto. C'è un freddo, ragazzi, allucinante. Infatti mi sa che oggi pioverà e questo vuole dire che mi sa che forse non andrò in palestra, anche perché non avrei il tempo, sinceramente. Ho sentito anche la banca poco fa, tutto a posto con le carte, o meglio, tutto a posto, bisogna aspettare che vada il perito dell'appartamento della signora, cioè del proprietario, perché la signora. Bisogna aspettare che vada il perito e purtroppo il perito non riesce neanche ad andare perché la signora che è allocata all'interno dell'appartamento. È in vacanza e quindi bisogna aspettare che torni, semplicemente. E fatto quello, altri documenti? No, per il momento niente. Stasera preliminare, un po' agitatino, vi dico. Comunque devo firmare, ma va bene. Questa cosa vuol dire che ci dovremo impegnare entrambi, sia la mia parte che sia l'acquirente che il venditore. Quindi exciting, exciting. Tra l'altro sto guardando anche già come fare gli eventuali lavoretti che vi dicevo, piuttosto tra mettere gli infissi, un video su come mettere gli infissi, come mettere il parquet. Vabbè, non sarà un parquet perché ora non potrei permettermelo. Prima o poi arriverà il parquet, ma per il momento un legno finto sopra e va bene così. Anche perché adesso ci sono delle piastrelle orribili nella casa, letteralmente sono tipo 5 tipi diversi di piastrelle in giro per la casa, che magari 40 anni fa erano grande moda, altissima qualità, però io voglio il legno e quindi niente. Ok ragazzi, allora finito di lavorare, adesso visto che non ho tempo di andare in palestra, ma vorrei comunque fare un po' di movimento, faccio un po' di salto della corda. Per la prima volta facciamo questo esperimentino. L'obiettivo è fare 15 minuti al giorno, tutti i giorni. Sì, ma salto della corda è salto della corda tipo massacrante. Devo fare 15 minuti. Impossibile. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Stai scherzando? Cioè, ho fatto 15 minuti, ma fermandomi ogni minuto. Cioè, ma. Allora. Con la calma e con la. Vabbè, con calma ci riusciremo anche noi a fare i fatidici 15 minuti di fila. Ma mi ci vuole un po' di allenamento, diciamo. Però sento che fan parecchio. Cioè, mi sento le gambe ammazzate, le braccia, le spalle, fa un po' di tutto il salto della corda, ragazzi. Fa un po' di tutto. Ho trovato la chiave per finalmente non diventare sovrappeso, anzi perdere peso e diventare snello.
Vabbè che di mio sono un chiodo, quindi cioè io, la bilancia dice che sono leggermente sovrappeso, ma è abbastanza ridicolo se mi vedete, non pensate, guarda sto qua. Fatto sta, ragazzi, che il salto della corda alla svolta mi occupa tecnicamente 15 minuti, quindi non il tempo che ci impiego di solito ad andare... Ecco, vuole fare il furbo, l'ho detto. Il tempo che ci impiego di solito ad andare in palestra l'utilizzo per fare sta roba e sono a posto. E quando vado in palestra magari posso fare anche un po' di salto della corda, anche se la mia tecnica è un pochino da rivedere. Infatti penso che qualora andassi lì con la corda mi prenderebbero tutti in giro, perché sono, no, non so dirti spastico, però sicuramente non sincronizzato. Decisamente. Cosa fa sto qua in mezzo alla strada? Scegli una corsia o questa o quella, non metà. Quando piove la gente impazzisce, me in primis, però almeno io guido bene. Vabbè ragazzi, comunque adesso stiamo andando finalmente al preliminare, il momento più importante della mia vita fino ad adesso per quanto riguarda case, e non è che ho avuto altre occasioni, quindi questo è preliminare, andiamo a firmare sto contratto e penso che dovrò pagare l'agenzia, che sono il 4%, 4-3, non so, io so che devo pagare tipo 6.000 euro, 6.000 e qualcosa euro di agenzia, e sarà parecchio dispendiosa la situazione, ragazzi, parecchio. Però, tutto a posto, finalmente andiamo a conoscere anche il venditore della casa che mi ha stressato per le ultime 2 settimane perché continua a chiamarmi, continua a essere in mezzo, continua... Basta, non ce la faccio più. Bene, ragazzi, queste sono le novità, tutto rilassante e ci sentiamo dopo. Ragazzi, avete capito, è il preliminare, quindi adesso fatto, sistemato, adesso devo solo, tra virgolette, pagare un sacco di soldi e... cos'è sto casino? Devo pagare un sacco di soldi, poi che facciamo? Pagare un sacco di soldi. Adesso io devo assolutamente mettermi a lavorare per il editing canale YouTube americano, come sapete. Fortunatamente ho già cenato, mi sono mangiato un toast al bar perché ho avuto la riunione con l'azienda che vi parlerò nei prossimi video, perché cose si stanno muovendo, adesso bisogna iniziare a buttarsi, a creare contenuti e quant'altro, non vedo l'ora. Se la mia vita non fosse già così impegnata, io avrei bisogno, ragazzi, di tipo 40 ore a settimana per vivere. Cosa sto dicendo qua? 40 ore al giorno per vivere. Oh ragazzi, io ci devo dare assolutamente un taglio, sono le 00:15, non ho ancora finito il video, domani mattina mi devo svegliare e presto, alle 7, iniziare subito a lavorare, perché poi ovviamente alle 8:30 devo iniziare il mio lavoro da ingegnere, quindi... Muoio ragazzi, muoio, copatemi. Niente, mi sta salendo un po' di stanchezza, lo dico qua, lo nego. Non voglio più fare sta roba così pesante, cioè ci sono stati dei problemi stavolta, per carità, tanto tempo a caricare il video, poi hanno sbagliato anche gli editor, cioè il ragazzo che gestisce tutti gli editing vari del canale. Non è stato molto bravo stavolta, infatti nel gruppo di lavoro c'è stata una cioccata, la gente ha iniziato a insultarsi e io ero tipo, dove sono i file? Voglio lavorare? Tutto bene ragazzi? Che succede? Niente, vabbè, comunque ragazzi, ora vado a letto, basta, sono stanco morto qua e finiremo domani. Più che altro mi hanno dato un video molto molto lungo, di 5 minuti passa, e 2 ore per fare sta roba, 2 ore e un quarto per fare sta roba, anzi ora me lo segno anche, 2 ore e 15. E niente ragazzi, voi come al solito, se ci tenete a supportarmi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordate che il mio algoritmo si sfama delle vostre interazioni, quindi mi raccomando, numerosi, datemi una mano, perché io qua non ci sto dietro, se no. Dai, ci aggiorniamo.